Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Continuiamo con lo studio della circonferenza. In particolare da oggi e nei prossimi giorni vedremo un video per ognuno di questi tipi di situazioni, ovvero il nostro obiettivo è trovare l'equazione della circonferenza. Noti o il centro e il raggio, o il centro e un punto P appartenente alla circonferenza, o il diametro, oppure noti tre punti ABC appartenenti alla circonferenza, oppure ultimo caso noti due punti AB e sapendo che il centro sta su una specifica retta R. Questi 5 sono tutti possibili casi che vi possono capitare nel compito quando vi viene chiesto di trovare l'equazione di una circonferenza. Oggi partiamo con il primo punto, andiamo a vedere come si svolgono tutti questi tipi di esercizi. Partiamo come sempre con un esercizio pratico, a differenza delle altre volte in cui vi faccio vedere un esercizio facile e poi uno difficile, oggi vi mostrerò un unico esercizio, ma vi farò vedere due possibili modi per risolverlo, così poi voi scegliete quello che preferite. Quindi, l'esercizio ci chiede di trovare appunto l'equazione della circonferenza, noti il centro e il raggio. Primo modo, posso risolverlo andando a utilizzare la formula della circonferenza, che vi ricordo è questa. Basta quindi andare a sostituire al posto della x del centro meno 2, al posto della y del centro 1 e al posto di r il raggio e andare poi a fare i calcoli. Attenzione sempre ai segni, nella formula c'è scritto meno xc e quindi meno meno 2 diventa più 2. Ora andiamo a fare i calcoli, quindi questo è un quadrato di binomio, sono sicura che sapete farlo benissimo da soli, quindi mettete stop e poi controllate il risultato con il mio. Mi raccomando, ricordatevi sempre che il quadrato di binomio ha tre termini. Poi di nuovo abbiamo un altro quadrato di binomio, anche qui mettetevi alla prova, mettete pausa al video e fatelo da soli. Mi raccomando, state sempre attenti al doppio prodotto, il segno qui era meno e quindi qua è meno 2y. Ora andiamo a mettere in ordine i termini. Vi ricordo che l'equazione di una circonferenza dobbiamo scriverla prima con i termini di grado 2, quindi questo e questo, poi il coefficiente con la x, a seguire quello con la y e infine i termini noti. Al primo membro ho 4 più 1 che fa 5, al secondo membro ho 25 che portato di qua viene meno 25, più 5 fa meno 20. In pochi secondi abbiamo trovato l'equazione della circonferenza. Questo era il primo modo, ora vi faccio vedere il secondo modo, così voi potete allenarvi in entrambi, che non fa mai male, e poi decidete qual è quello che vi piace di più. Secondo modo, io so che l'equazione di una circonferenza generica si scrive così. Il mio obiettivo quindi è trovare A, B e C, questi tre numeri. Io so che la coordinata x del centro si trova con questa formula, meno A fratto 2 quindi è uguale a meno 2, che è la formula che abbiamo visto nel primo video di questa playlist. Quindi da qui riesco a ricavare A, perché meno e meno diventa più, 2 per 2 è 4. Ho trovato A che è uguale a 4. Allo stesso modo posso trovare B, perché so che la y del centro si trova con questa formula. Quindi basta risolvere questa equazione nell'incognita B, moltiplico viene 2, cambiando di segno viene B uguale a meno 2. Ci siamo quasi, dobbiamo trovare C. La terza formula che abbiamo visto è quella del raggio. So che il raggio si trova in questo modo. Quindi il raggio ce l'ho. Vado a sostituire, metto 5. Per mandare via questa radice elevo alla seconda il raggio, quindi 5 alla seconda. La x del centro è meno 2, quindi elevata alla seconda fa 4. La y del centro è 1, elevata alla seconda rimane 1. E c è proprio quello che devo trovare, quindi lo ricopio. Ora risolvo l'equazione, meno c portato al primo membro diventa c. 5 alla seconda fa 25, portato al secondo membro, cambio di segno, meno 25, più 5 fa meno 20. Ora che ho trovato A, B e C, basta andare a sostituire questi valori nell'equazione. Anche questa volta ho trovato l'equazione della circonferenza, che ovviamente è identica al risultato trovato con il modo numero 1. Come potete vedere sono entrambi facili, io preferisco il primo perché mi piace di più, perché i calcoli sono un po' più semplici. Ad ogni modo, a voi scegliere il vostro preferito. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida.
Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. E anche per oggi è tutto. C'è un esercizio che non ti è venuto o c'è un argomento di cui vorresti un mio video? Scrivimi. Trovi tutti i miei contatti qui sotto. Iscriviti e attiva le notifiche e ricordati la cosa più importante in assoluto. Se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.